titanio capogruppo. Buongiorno amici, oggi mi trovo nel gruppo del catinaccio. Siamo partiti dal parcheggio di Malga Frommer, là dietro alle mie spalle il gruppo dell'Atemar, lassù Rifugio Franza, le Coronelle, e la meta di oggi è la cima del catinaccio. Prima però dobbiamo raggiungere il rifugio Sandner tramite la ferrata. Niente, ora vado verso il rifugio che ci prepariamo per il tratto attrezzato. A dopo. Per prendere la ferrata per il passo Sandner bisogna passare proprio dentro il rifugio. In parte attrezzato, in parte no, con i segni di passaggio. Voilà. Qui si trova la S non di Superman ma di Sandner, rifugio Sandner. Ecco David, la nostra local guide. Oggi è la prima volta che sono qua. Local city. Ma la ferrata dov'è? Sì. Mi bevo la Coca-Cola piuttosto. La Coca-Cola? La Coca-Cola. La cannuccia molto senza zucchero però. No, anch'io, anche a me piace zucchero. Qui ci si incastra ragazzi, guardate qua, se mangi troppo si incastra. Non so. Praticamente adesso entriamo e abbiamo le torri del Violet davanti, no? Ah. No? Sicuramente là sotto la vedevo molto più corta, eh. È perché si vedeva il rifugio. Il sentiero attrezzato che collega il rifugio Coronelle, il passo del Coronelle al rifugio Sandner, bello lungo, bello lungo. C'è ancora neve qui in mezzo, ancora neve. Oh. Are you comfort in your place? Ah, mille. Un po' di su e giù. Ragazzi, davanti a noi, rifugio Sandner. Guardate che roba. Che bello. Bello, bello, bello. Che panorama. Oh. Mi alza proprio la pena venire fin qua. Allora,
Gli altri lui Michelangelo, i più piccolini. Sono quelli che mi... Rifugio Sandner, inaugurato l'anno scorso, con una veduta veramente spettacolare. Laggiù presumo ci sia Bolzano. Guardate che panorami, proprio su roccia, su roccia. Dopo voglio vedere le torri del Violet. Là abbiamo il catinaccio d'Antermoia con la croce, bellissimo. Dopo scendiamo di là, facciamo il giro d'anello quassù. Oggi faccio il turista, ragazzi, che finalmente! Davanti a me, devo scendere un po'. Eccola, sostina. Adesso recuperiamo volo. Soste su anelli cementati. Qui c'è la polvere, ragazzi, c'è la roba buona, guarda che roba, non tirarla, adesso la vedrai. Secondo me come l'ha pagato la guida con della blanca.
sassetto lo lasciamo qua sotto, ce n'è un altro qui. Ecco, cima, cattinaccio, cima, cattinaccio, abbiamo appena lasciato il sassetto, ora mi giro ed eccola, bellissimo, tutta la cresta. Quella è la guida David. Guida David con il cliente, un po' le prime armi, vedo il cliente. Adesso. Rifugio Violet, grande, bravo, grazie. Vai. Grandissimo. Grande prova. Passiamo qui al Ciampedie. Allora. Ciampedie, dai. Ciao, grazie. Ci siamo. Inizia a scendere, si inizia a scendere, ragazzi. Dopo le foto di rito in vetta, facciamo la prima calatina su sta parete qua, che è quella parte dove c'era un po' liscio e un paio di cordoni per proteggersi, che doveva essere l'ultimo risaltino di terzo meno prima della vetta, per arrivare di nuovo qui nella cresta comoda dove mi trovo io adesso, con un panorama che è a dir poco spettacolare. In leggera disarrampicata a volti dalle nuvole, ora dobbiamo arrivare lì nella selletta dove c'è l'altra anella. Scendendo ho fatto come cavia, oggi ho fatto la cavia. Sono sceso giù per primo, qui abbiamo una corda da 60, ho fatto la calata da 25 metri circa e ho trovato questa sosta su tre punti che continua giù per il cammino, quello iniziale, praticamente siamo già sopra il nevaio. Adesso vedo se riusciamo ad arrivare alla sosta, quella che è sotto la nicchia, con altri 30 dovrei farcela. Ovviamente la cavia sono io. Nelle tenebre della cima del catinaccio, David che scende quasi fino alla fine delle corde stavolta. Cavia sopravvissuta, ora mi trovo a quello che è la prima sosta dopo il primo cammino di terzo più quello leggermente unto. Questa sarebbe la prima sosta, noi la usiamo come ultima calata e andiamo direttamente sopra il nevaio. Il nostro titano che scende mi raggiunge in questa ultima sosta e dopo, come di solito facciamo, fine giro, ci fermiamo al rifugio e birretta. Birra. Pronto? Vial delle Coronele, ma anche il rifugio dove si ricorda. Noi dobbiamo andare al rifugio delle Coronele. Spettacolo. Altro giro, altra corsa, si arrampica, guardate lì che scappa, è spaccata. Mamma mia, che spettacolo. Stiamo facendo un giro lunghissimo che vi spiegherò tra poco. Guardate che spettacolo, anche i passi qui in Trentino hanno le targhe. Spettacolo, siamo al passo delle Coronele 2006 e qualcosa, guardate che spettacolo che si apre di là. Che bello, bellissimo, che ambiente, stupendo. Bene, ora con questo tintinnio delle mucche come sottofondo vi voglio raccontare in breve cosa abbiamo combinato oggi. Siamo partiti dal parcheggio della Malga Frommer nel Passo Nigra, direzione Passo Nigra. Siamo risaliti fino al rifugio lassù. Il rifugio, come si chiama il rifugio? Coronelle. Siamo risaliti fino al rifugio Coronelle. Dopodiché dietro al rifugio parte il sentiero attrezzato o ferrata che porta al rifugio Sander. Dal rifugio Sander, quel bellissimo rifugio
inaugurato lo scorso anno. Dietro, dietro proprio al rifugio, l'inizio della via normale al catinaccio. Ci metta abbastanza facile, è bella, veramente bella. Poi dopo però, quando siamo scesi, siamo tornati all'attacco, non contenti, cosa abbiamo voluto fare? Siamo scesi in direzione del rifugio Re Alberto per goderci un attimo le torri del Violet, bellissime. Poi siamo scesi ancora fino al rifugio Violet, dove abbiamo fatto una piccola sosta. E dopo c'è il sentiero 550 che risale al passo delle Coronelle per ricongiungersi proprio al rifugio Coronelle. Un giro veramente veramente lungo, per adesso siamo a 25 km e 1800 metri di livello, ma è stata una giornata veramente veramente bella. Io spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!